Buongiorno, benvenute e benvenuti al webinar Löscher e Danna dal titolo L'ultimo leopardi, l'elogio del dilettevole. Il webinar rientra nella programmazione a supporto della didattica a distanza promossa dalle case editrici Löscher e Danna, tenendo conto delle esigenze didattiche emerse a seguito dell'emergenza sanitaria che obbliga la chiusura delle scuole. Interverrà Gino Tellini, professore emerito di letteratura italiana presso l'Università di Firenze. Insegna dal 1994 letteratura italiana al Middlebury College, negli Stati Uniti. Ha tenuto seminari presso numerose università: Toronto, Bonn, Columbia, Yale, Sorbona, Normale di Pisa. Per Danna è coautore, assieme al professor Bruscagli, della letteratura italiana Il Palazzo di Atlante. A questo punto non mi rimane che augurarvi buon webinar e lascio la parola a lei, professore. Grazie Erika, buongiorno, benvenuti a tutti. Il tema di questa lezione, di questa conversazione è L'ultimo leopardi, l'elogio del dilettevole. Ecco, al solito, ecco, questo è il sommario, Le slide sono 63. Non sono poche, così ci servono come traccia. A me interessa presentarvi questo aspetto di Leopardi. Tutti sappiamo bene che Leopardi è autore molto complesso. Ecco, questa mia conversazione riguarda un aspetto dell'ultimo Leopardi. C'è una premessa, le prime circa 22 slide, è una premessa su quale Leopardi interessa, perché l'opera di Leopardi è vasta, ma poi un'altra cosa, ci sono tante interpretazioni di Leopardi. Ecco, qual è il Leopardi che io intendo presentare? Poi, vedete, il secondo paragrafo è una data importante, è il 30 aprile 1830, è una data importante nella biografia, nella vita di Leopardi. E per me, studiare la letteratura, studiare le opere degli autori, richiede un rapporto stretto anche con la biografia. La biografia considerata non come nozione così erudita, ma la biografia proprio in funzione di una migliore intelligenza da parte nostra dei testi. Poi il terzo paragrafo è Lo Spettatore Fiorentino, che come è noto è la rivista settimanale che Leopardi intendeva fare insieme all'amico Ranieri a Firenze. Poi alcune indicazioni riguardo a due poesie importanti, Il pensiero dominante e La palinodia al marchese Gino Capponi. So che non sono soprattutto La palinodia nel canone scolastico, però questo aspetto di Leopardi, dell'ultimo Leopardi, è importante. Io quindi farò un rapido riferimento alla palinodia, ma che io considero utile perché tutto questo poi serve da introduzione a quel capolavoro che è la Ginestra, e questo sì che è testo che rientra anche nel canone scolastico. E allora vediamo un po' la premessa, quale Leopardi? Vedete, ho messo le foto del bravissimo Elio Germano dal Giovane Favoloso, ecco. Troppo spesso a scuola Leopardi è visto come il poeta del pessimismo, d'accordo, dell'esclusione dalla vita, della negazione della vita, come il gobbo, si sa, come il gobbo condannato a una vita strozzata. L'espressione vita strozzata, come sapete, si deve a Benedetto Croce nel saggio, famoso di Croce, un saggio del 1922, quindi un Leopardi condannato a non vivere, quindi il poeta è escluso dalla vita, condannato a una vita strozzata. Ecco, una mia recente esperienza di lavoro con gli studenti delle scuole superiori e un po' di tutta Italia mi ha mostrato che questo Leopardi, un Leopardi nihilista, emarginato, un Leopardi autoconsolatorio, anche un po' lamentoso, ecco, è il Leopardi che circola molto spesso
tra gli studenti delle scuole superiori. Ecco, io credo che questo ritratto tradisca, impoverisca, falsifichi il significato dell'opera di Leopardi. Questo Leopardi che piange sulle proprie ferite, sulla propria solitudine, sulla propria esclusione. Ecco, credo che questo impoverisca il significato dell'opera di Leopardi e il valore reale del suo insegnamento. Ecco, ho detto del suo insegnamento. E lo so che alcuni possono dire, ma la lettura della poesia, ma io credo che invece leggere i testi, i grandi autori, debba essere una lettura che si deve insegnare. Gli autori che si studiano a scuola, io credo, devono insegnare qualcosa, devono trasmettere dei valori conoscitivi. Gli autori che si leggono a scuola devono comunicare qualcosa di significativo sul piano della conoscenza, sul piano conoscitivo, altrimenti leggerli davvero è inutile o può diventare una gratificazione privata, ma allora è un'altra cosa però dall'obbligo scolastico. Leggerli senza questo diventa accademismo, diventa cognizione erudita, una forma anche di evasione, anche intellettualismo, abbastanza vacuo. Per carità. Sono tutte cose rispettabili, benissimo leggere per evasione, per carità, però non sono cose tali da essere imposte con l'obbligo scolastico. Mi ha colpito questa recente esperienza di lavoro di cui parlavo, perché, ripeto, mi è emerso tra i ragazzi delle scuole superiori un Leopardi che invita un po' allo sfogo intimistico. La mia infelicità, la mia solitudine, la mia incomprensione da parte degli altri. Quindi sfogo intimistico sulla propria solitudine, sulla propria marginazione. Ne è emerso un Leopardi, ripeto, intento a curarsi le ferite, un Leopardi che contempla se stesso e le proprie angosce. E le proprie angosce. Questo è un Leopardi che ha un suo significato. Su questo fatto occorre riflettere, io credo. Gli studenti oggi ne sono attratti da un'interpretazione di questo tipo. Perché ne sono attratti? Le risposte possono essere tante, io ne propongo una, per il loro desiderio da parte dei ragazzi, da parte degli studenti, di una terapia, per il loro desiderio di medicare le loro ferite. La mia impressione è che l'attuale momento storico, e io questo l'ho preparato prima della drammatica emergenza che stiamo vivendo. La mia impressione è che l'attuale momento storico di euforia dello sviluppo tecnologico, di sofisticazione tecnologica con i cellulari e tutte le altre belle cose che sappiamo, ecco, la mia impressione è che questo momento storico non sia uno dei più felici, specie per le giovani generazioni. Ripeto, questo l'ho scritto prima dell'attuale drammatica emergenza. Però, e quindi questo spiega perché questa interpretazione di Leopardi da parte di Giorgio hanno bisogno di un autore che gli funzioni da terapia, che proponga una poesia consolatoria. Ecco. Però credo che Leopardi abbia altro da dire rispetto a questo. Credo che ci sia un altro Leopardi, anche un'altra interpretazione di Leopardi. Qual è quest'altro Leopardi? È Leopardi che invita a non assolutizzare l'io, che amo ricordare che Gadda definisce l'io il più lurido di tutti i pronomi nella cognizione del dolore. È Leopardi che invita a pensare al noi, a una comunità. Teniamo conto che la teoria del piacere, la cosiddetta teoria del piacere, che come è noto è elaborata da Leopardi nello Zibaldone tra il 20 e il 21, e nello Zibaldone ci sono tantissime pagine dedicate a questo. Ricordiamo che la teoria del piacere è la condanna dell'amor proprio, è la condanna dell'io innamorato di se stesso. E che questo amor proprio reca inevitabile infelicità. E è questa la
teoria del piacere, e su questo insiste Leopardi. Questo aspetto oggi è significativo, io lo trovo anche molto attuale. Perché? Perché oggi si vive in una società dominata dal culto dell'io, dell'egolatria, dal mito del selfie, dal mito di una felicità obbligatoria. La leopardiana teoria del piacere mostra gli effetti dell'egolatria. Qui rinvio a quella breve e bellissima, come tutte, operetta morale che si intitola, dicevo come tutte le operette morali, che si intitola Dialogo di Malambruno e Farfarello, che è strettamente collegata a questa operetta alla teoria del piacere, come è noto. Cioè, non esiste un momento di felicità. Quando Malambruno chiede a Farfarello, Farfarello gli dice: che cosa vuoi? Dice: vuoi conquistare la donna più bella del mondo? Dice: no, 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 dice: che cosa vuoi? Un momento di felicità, dice: è impossibile proprio perché l'amor proprio dell'io per se stesso è tale che ogni piacere che si può raggiungere è inferiore all'attesa e il piacere non realizzato comporta infelicità. Va bene, e so che sono cose note, ecco, ma mi fa piacere richiamarle alla memoria. Un altro Leopardi, anche il Leopardi che invita a pensare con la propria testa. Fondamentale è la terza delle operette morali, è il dialogo della. Sono tutte, ripeto, belle. Quella di Malambruno, se non sbaglio, è la sesta. Questa della moda e della morte è la terza, dove viene detto che seguire la moda significa morire. E oggi siamo tutti, ripeto, come dire, dipendenti dal linguaggio, della pubblicità. Seguire la moda significa morire. Anche questo, Leopardi, anche su questo, Leopardi, il dialogo della moda e della morte, occorre, riflettere. Un altro Leopardi, è il Leopardi che invita a pensare che l'essere umano non è al centro dell'universo. E qui ricordare la polemica anti-antropocentrica di tutte le operette morali, soprattutto dico cose ben note a ognuno di voi, il dialogo della natura e di un islandese. Ecco questa polemica anti-antropocentrica che poi da Leopardi ritorna attiva in un altro grande autore come Pirandello, ho in mente soprattutto il fu Mattia Pascal con il riferimento a Copernico. Anche a Copernico, come è noto, Leopardi dedica una operetta. Al centro dell'opera di Leopardi c'è questo convincimento su cui lui insiste che l'essere umano non è al centro dell'universo. Non è, e questo deve insegnare a vivere, deve insegnare a vivere. Un altro Leopardi è Leopardi che invita a non pensare in modo totalizzante all'utile, all'utile. Qui il riferimento è al pensiero dominante. Poi ci ritorniamo più avanti al pensiero dominante. Quando parla del proprio tempo, della propria epoca, nel pensiero dominante, dice delle cose che io trovo illuminanti. Questa età superba. In quel primo 800 c'era un risveglio della tecnologia anche importante. Questa età superba, vaga di ciance, chiama parecchio le chiacchiere, e di virtù nemica, ma in effetti nemica del vero valore. Questa età superba, vaga di ciance, di virtù nemica, stolta, che l'utile chiede, e inutile la vita, quindi più sempre di venir non vede. Vivere esclusivamente per l'utile significa non vivere, significa condannarsi a sacrificare la vita, significa rendere inutile la vita. C'è anche un altro Leopardi, è il Leopardi che invita a non confondere l'essenziale con il superfluo, su questo insiste molto la Palinodia. A non confondere l'appagamento delle nostre soddisfazioni nel comprare il vestito firmato, nel confonderlo con la felicità, con il confondere il vestito firmato con i valori che rendono la vita degna di essere vissuta. Di questo parla la Palinodia. Che aspetto centrale questa confusione?
fra l'essenziale e il superfluo, aspetto centrale nella nostra società del consumismo. Queste sono due immagini che io trovo divertenti di una famosa agenzia, una campagna pubblicitaria di molti anni fa. Un altro ancora, Leopardi, è Leopardi che invita a riflettere sul rapporto drammatico tra sviluppo e rispetto della natura. Nel 63, questo è soltanto per citare una tragedia, quella del Vajont nel 63, che ha avuto significativi riflessi nella nostra letteratura. Ricordo la bellissima poesia di Roberto Roversi, un importante poeta, come è noto, iconografia ufficiale, nel piccolo importante volume di poesia di Roversi che è dopo Campoforte, ma anche il romanzo L'ultima valle di un altro scrittore importante, Carlos Gorlone, pubblicato nell'87, dove la parola Vajont non è pronunciata, ma il tema è quello. E per non dire poi dell'attuale dramma che stiamo vivendo, anche questo io credo che sia connesso a questo problema del drammatico sviluppo, del drammatico rapporto tra sviluppo e rispetto della natura. Un altro Leopardi è il Leopardi che invita a riflettere sull'antica questione del cosiddetto progresso. Che cosa si debba intendere per progresso? Cos'è il consumo portato all'estremo? Progresso per Leopardi deve recare miglioramenti alle condizioni di vita. Deve porre rimedio alle ingiustizie della natura e della società, ma non deve togliere umanità agli individui, non li deve automatizzare, non deve soffocare i sentimenti di umanità. Un altro Leopardi è Leopardi che scrive a Giordani da Firenze il 24 luglio del 28. Nelle edizioni principali è indicato il 24, però poi un mio caro amico, il professore William Spaggiari, ha dimostrato che la data è il 29, sono dettagli. È una lettera straordinaria, scrive Leopardi, ecco, nel 24, 29 luglio del 28, da Firenze a Giordani. Cito un passo di questa lettera. Infine, mi comincia a stomacare il superbo disprezzo che qui si professa di ogni bello e di ogni letteratura. Cosa vuol dire? È il discredito nei confronti degli studi umanistici. Oggi ci viviamo in mezzo a questa cultura del discredito degli studi umanistici. Perché? Perché non servono a nulla, perché il primato spetta all'utile. Massimamente che non mi entra poi nel cervello, dice Leopardi, che la sommità del sapere umano stia nel sapere la politica e la statistica. Continua la lettera. Gli individui sono condannati alla infelicità. E per conforto, sempre questa lettera, di Leopardi a Giordani, per conforto di questa infelicità inevitabile, mi pare che vaiano, che abbiano valore e significato sopra ogni cosa, gli studi del bello. Quindi gli studi umanistici, gli affetti, ma anche ecco, i valori interiori, i sentimenti interiori, l'amicizia, l'amore, le immaginazioni, le illusioni. Sapete, le illusioni sono gli ideali di valore estetico e morale che rendono la vita meritevole di essere vissuta. Continua la lettera. Così avviene che il dilettevole mi pare utile sopra tutti gli utili. Eccolo il dilettevole. Che cos'è il dilettevole? È quello che rende la vita degna di essere vissuta. Sono i valori interiori, sono i valori dell'amicizia, dell'amore, della stima reciproca. Sono anche il culto del bello, non estetizzante, il bello e la bellezza come conoscenza, ma anche come rapporto di apertura, come conoscenza anche di sé e di rapporti di apertura con gli altri. Ecco il dilettevole. Questo è un tema che poi Leopardi sviluppa, soprattutto dopo il 28, che è appunto l'anno di questa lettera. Entriamo più direttamente nel nostro argomento, con questa data, 30 aprile 1830. Perché è importante questa data? È importante perché
data importante nella biografia di Leopardi, 30 aprile del 30, perché è il giorno che segna il suo distacco definitivo da Recanati. Definitivo da Recanati, non ci torna più a Recanati. La mattina del 30 aprile Giacomo lascia il soggiorno orrendo e questa volta lo lascia per sempre. Dal suo villaggio Giacomo non è mai partito, è sempre scappato. Con un sentimento però di esiliato. È sempre scappato, ma come un esiliato che pensa e vuole ritornare. Sentimento però di esiliato che riascolta senza sosta dentro di sé il richiamo del natio borgo selvaggio. È un verso famoso delle ricordanze. Ora ecco la cosa nuova. La mattina del 30 aprile del 30 parte. Per sempre, non ritorna più. Si è spezzato il filo che lo lega al paese e alla famiglia. Questo è importante. Allora, Monaldo ha annotato nel memoriale che poi trasmette nel 37 Antonio Ranieri, il caro amico di Giacomo, ha annotato questo, il padre. Io lo vidi quasi di trafugo, di nascosto e senza abbracciarlo, è rimasta. Questo rimorso, questo dispiacere, io lo vidi quasi di trafugo e senza abbracciarlo la sera del 29, la sera prima, perché il cuore non mi reggeva e lo vidi per l'ultima volta. Ora il rapporto tra i due, tra parentesi, il rapporto padre-figlio è tormentatissimo. E mi piacerebbe ora anche di dedicarmi al rapporto fra Giacomo e Monaldo, che è un rapporto complesso e anche merita di essere approfondito. Un tema letterario fondamentale tra 800 e 900, il rapporto del figlio con il padre, o se vogliamo, vista la metà del padre con il figlio. I figli, sì, quasi sempre hanno ragione, lasciatemelo dire quasi sempre, ma proprio non sempre sempre. Manzoni, anche Manzoni è autore che sente questo rapporto, Giuseppe Giusti, il conflitto con il padre, Carlo Bini, è uno scrittore meno noto che ho avuto il piacere di studiare, un livornese importante di primo 800, Federico Tozzi, con gli occhi chiusi, il rapporto problematico, figlio, padre, in prospettiva europea c'è Kafka ed è Giacomo De Benedetti che ha richiamato l'attenzione anche per Tozzi con Kafka. Rapporto con il padre. Lo stacco, che cosa significa? Perché non torna più? Che si è spezzato qualcosa. Lo stacco definitivo è segno di una risolutezza nuova. Ossia, Giacomo ha maturato, come dire, una energia interiore, una risolutezza dentro di sé, come dire, di fiducia nelle proprie idee. Di fiducia in se stesso, che non significa superbia, no, significa fiducia in se stesso che finora non aveva. Ora Giacomo si dimostra, ecco, padrone di se stesso e delle proprie idee, che sono idee controcorrente, sono idee che i più non condividono. E guardate, è dura sostenere delle idee non condivise, è dura, è dura. E le difende con una fermezza nuova. C'è uno dei 111 pensieri, scusate, ho indicato questa edizioncina dei pensieri, 111 pensieri, sono aforismi, come è noto, elaborati dall'ultimo Leopardi, sono straordinari, appuntiti, è una prosa aguzza questa dei pensieri di Leopardi, 111, pensieri, ci sono tante edizioni. Io così per un po' di piccola narcisismo ho indicato questa che ho curato, mi abbiate pazienza. Volevo richiamare l'attenzione sul pensiero 82 e dice così: nessuno diventa uomo innanzi di aver fatto una grande esperienza di sé. Allora, ecco, il diventare uomo, ossia l'acquisire una maturità interiore, una coscienza di sé e del rapporto tra sé e gli altri, di questo sta parlando. Questa grande esperienza di sé, la quale, rivelando lui a lui medesimo
e determinando l'opinione sua intorno a se stesso, determina in qualche modo la fortuna e lo stato suo nella vita. Questa esperienza è una forma di maturazione interiore, dopo la quale si guarda la realtà, il mondo, con altri occhi. A questa grande esperienza, insieme alla quale nessuno nel mondo riesce, da molto più che un fanciullo, se uno non arriva a questa esperienza, rimane sempre un ragazzo. E ci sono tanti che rimangono sempre un ragazzo. A questa grande esperienza, il vivere antico porgeva materia infinita e pronta, ma oggi, per mancamento di occasioni, molta parte degli uomini muore avanti all'esperienza che io dico. Ecco, molti non arrivano a questa autocoscienza, a questa ferma consapevolezza del proprio essere, della propria identità. E però bambina poco altrimenti che non nacque, continua ancora il pensiero 82. Infine, la vita a suoi occhi ha un aspetto nuovo. Ecco, quando uno ha avuto questa esperienza di sé. E Leopardi adesso ha avuto questa esperienza di sé, questa consapevolezza di sé, e non torna più a Recanati per il motivo che dicevo. Infine la vita a suoi occhi ha un aspetto nuovo, già mutata per lui di cosa udita, inveduta. Finora ne ha vissuto la vita per sentito dire, ed immaginata irreale. Adesso vive veramente, finora viveva virtualmente, ed egli si sente in mezzo ad essa, forse non più felice, ma per dir così più potente di prima, cioè più atto a far uso di sé e degli altri, più consapevole di sé, più certo delle proprie idee, più fiducioso nelle proprie idee. È questo che Leopardi ha conquistato adesso e non torna a Recanati. E ora in questo periodo che lui ha lasciato definitivamente il suo paese, si manifestano anche le più decise opposizioni alle scelte culturali del poeta. Il poeta ha pubblicato nel giugno del 27, le operette morali. Quindi si parla di lui, le sue idee le ha esposte. Siamo nel 30, ancora non ha pubblicato i canti, però ha pubblicato varie altre cose, oltre alle operette, dalle canzoni del 24 ai versi del 26. E ora si manifestano anche le più decise opposizioni alle scelte culturali del poeta, che viene accusato di patriottismo passivo. Nel fervore liberale la sua posizione è vista come patriottismo passivo, anche se l'autore di All'Italia e altro, di apoliticità e di disimpegno, e l'accusa è rivolta in specie alle operette morali che sono uscite nel giugno del 1827, lo stesso mese dei Promessi Sposi. L'accusa viene un po' da tutte le parti. Contro Leopardi si pronunciano un po' tutti, da parte di laici, cosiddetti progressisti, che vorrebbero un impegno in nome dell'utile, perché è questo il politicamente corretto, allora. Da parte di neoilluministi fiduciosi nell'ottimismo della ragione, da parte di laici spiritualisti, da parte di cattolici militanti. E Leopardi non ha niente da rispondere a loro. Da parte dei più eterogenei fautori della modernità, diciamo della cosiddetta modernità, della modernità che nel materialismo e nel pessimismo di Leopardi vedono la negazione del cosiddetto progresso, perché progresso per allora, come poi anche, è la produzione sempre più incalzante, sono i consumi sempre più incalzanti, è l'utile, l'utilitarismo sempre più incalzante, e non vedono invece, che questo invece spetta a Leopardi, il rifiuto della letteratura intesa come evasione, appunto, oppure superficiale, o interessato, o strumentale, mito, consolatore, consolatore. Un rifiuto consapevole e severo, quanto vitalissimo quello di Leopardi, rifiuto di una letteratura consolatoria, proposto in nome di una filosofia dolorosa, ma vera, come si dice nell'ultima delle operette, nel Tristano,
si è difesa da Leopardi con coerente oltranza, contestativa. Il definitivo distacco da Recanati, paese odiato e al tempo stesso luogo di struggenti memorie, contribuisce a determinare in Giacomo questo atteggiamento più combattivo dei suoi ultimi anni, con rinnovati interessi di tema civile, dopo la fase dei canti, dei splendidi canti pisano-recanatesi del 28-30. Guardate, il canto notturno è terminato, come è noto, il 9 aprile del 30. Annuncia la fuga risolutiva poi del 30 aprile, e infatti guardate, con il canto notturno si è staccato da Recanati, la sua voce planetaria non è più lo splendido sabato del villaggio, non è più la splendida quiete dopo la tempesta, ma si è staccato, è l'ultimo dei canti pisano-recanatesi e anticipa quella fuga poi definitiva del 30 aprile. Non per nulla è terminato il canto notturno il 9 aprile. Così, dopo il distacco definitivo da Recanati, vediamo che si accentua questa carica satirica contro il conformismo, spesso miope, degli intellettuali del tempo, fiduciosi nelle magnifiche sorti e progressive. Quindi questo di cui stiamo parlando è proprio come un'introduzione alla Ginestra, alla Ginestra, che poi è il capolavoro di questo ultimo Leopardi. Ecco, guardiamo a Firenze questo progetto di questa rivista nel 32, quindi nel 30 ha lasciato definitivamente Recanati. Dal 10 maggio è a Firenze, perché da Recanati ha fatto una pausa a Bologna, arriva a Firenze il 10 maggio del 30, ci resta fino al 2 settembre del 33. A Firenze c'è anche una pausa romana, comunque resta fino al settembre del 33, soggiorna a Firenze, poi si trasferisce, come sappiamo, a Napoli. È vero, è l'isolamento della cultura moderna più attiva. Ecco, un episodio significativo del periodo fiorentino, ecco, che va ricordato, è che a Firenze nel maggio del 32, ecco, viene diffuso il manifesto di un settimanale. Il settimanale non è uscito, però il manifesto sì, il manifesto con il preambolo, vale a dire l'articolo programmatico, ed è scritto da Leopardi, e si intitola Lo spettatore fiorentino, che Leopardi intende dirigere a Firenze con Antonio Ranieri, e che dovrebbe apparire, questo settimana, in fascicoli di 16 pagine, il sabato di ogni settimana, cominciando dal principio di giugno prossimo, giugno del 32. Giugno del 32. Questo è il Palazzo Buondelmonti, in piazza a Firenze Santa Trinita, che è la sede al tempo di Leopardi del gabinetto ISE, quindi della Antologia, la famosa rivista che dal 21 dirige ISE. L'iniziativa della rivista non ebbe il placet governativo, non ci fu l'autorizzazione del governo, e quindi rimase soltanto un progetto. Però la circostanza è importante, perché rimane il cosiddetto, che si intitola Preambolo del settimanale, che è l'articolo programmatico scritto da Giacomo, e vi si annuncia una sorta di anti-antologia. L'antologia, la famosa e gloriosa e importante antologia del DSE, che è più importante rivista culturale del primo 800, dopo la chiusura a Milano del conciliatore. È una rivista anche per necessità di cose, come dire, politicamente corretta, in nome dello sviluppo, in nome dell'utile. Questo di Leopardi, lo spettatore fiorentino non uscito, è una sorta di anti-antologia. Il poeta ribadisce l'inattualità del suo pensiero in questo preambolo, inteso a cercare non l'utile, ma il dilettevole. Non quello che serve sul piano pratico, ma una conoscenza, potremmo dire, verso gli studi umanistici. Ma gli studi umanistici intesi come autocoscienza, come consapevolezza critica di sé e degli altri, e come conoscenza critica
realtà. Leggiamo il preambolo, alcuni passi. Noi non miriamo né all'aumento dell'industria, non siamo finalizzati allo sviluppo industriale, né al miglioramento degli ordini sociali, non abbiamo neanche una missione sociale in questo senso, né al perfezionamento dell'uomo. Confessiamo schiettamente che il nostro giornale non avrà nessuna utilità. Questo naturalmente vuole essere polemico, vedete? E crediamo ragionevole che in un secolo in cui tutti i libri, tutti i pezzi di carta stampata, tutti i fogliolini di visita sono utili, venga fuori finalmente un giornale che faccia professione d'essere inutile. Perché inutile? Proprio per contrapporsi all'utile del politicamente corretto, che Leopardi sente in modo, sente come chiusura angusta, continua il preambolo. Il nostro scopo dunque non è giovare al mondo, ma dilettare quei pochi che leggeranno. Lasciamo stare che lo scopo finale di ogni cosa utile è sempre il piacere, il quale poi all'ultimo si ottiene rarissime volte. La nostra privata opinione è che il dilettevole sia più utile che l'utile. Eccolo il dilettevole. Noi abbiamo torto, certamente. Lo dice, poiché il secolo crede il contrario. Nessuno è dalla parte mia, dalla parte nostra, benché proponiamo di ridere molto, quindi coltivando anche il comico, ma un comico a sfondo serio, ci serviamo però intera la facoltà di parlare sul serio, il che faremo forse altrettanto spesso, ma sempre ad oggetto ed in maniera di dover dilettare, anche se si desse il caso di far piangere, o se, di far riflettere. È un comico. È un dilettevole come invito alla conoscenza critica di sé e degli altri. Sembra proprio, si può dire quasi con certezza, che l'ultima delle operette morali, scritta a Firenze nel 1932, vale a dire il dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggero, fosse destinata a questa rivista che poi non è stata pubblicata. Non è stata pubblicata. L'utile si restringe a una dimensione economicistica, pecuniaria e tecnologica. Come tale per Leopardi non dà la felicità. Per lui importa rendere accettabile la vita, rendere la vita degna di essere vissuta. La vita che di per sé è infelice. E ciò che rende la vita degna di essere vissuta, lo abbiamo già visto nella lettera a Giordani del 28, è il dilettevole. E il dilettevole sono l'illusione, ossia la bellezza umana e artistica, la virtù, ma virtù è anche, vuol dire, amore per gli altri, è anche onestà, è anche senso della giustizia, e poi gli affetti, e poi l'amicizia, e poi l'amore, questi i valori che rendono la vita degna di essere vissuta. Lo spettatore fiorentino del quale stiamo parlando è del maggio del 32, l'anno dopo, il 33, è l'anno del pensiero dominante. È la più bella poesia d'amore del nostro Ottocento, dove il termine amore non ricorre mai. Il pensiero dominante è il primo dei cinque testi del cosiddetto ciclo di Aspasia e presenta tra le sue pieghe un aspetto fondamentale del pensiero dominante, che è l'attacco secco contro la società del tempo, questa età superba, stolta, che l'utile chiede, eccolo, vedete, l'utile contrapposto al direttivo, che l'utile chiede. E non è tanto, dice, non si deve cercare l'utile, sì, ma non in maniera così esclusiva, non in maniera così esclusiva, soffocando tutto il resto e finalizzando la vita solo a quello. Allora si rende inutile la vita, che l'utile è inutile la vita, quindi più sempre, divenire non vede, non vede. Il valore del dilettevole contro l'utile diviene unica garanzia per dare pregio. Nel pensiero dominante il verso 80, dare pregio alla vita è un bene preziosissimo che va salvaguardato, per liberarla dai lacci di una prigione, per liberarla dal dominio esclusivo, ripeto, dell'economia e della finanza, che sono motivo di conflitti, di lotte, di antagonismi feroci e spietati. Perché anche questo dice Leopardi, e soprattutto lo dice nei pensieri e non solo, lo dice anche nella palinodia, che il primato dell'economia e della finanza porta alle guerre, porta alle guerre, porta ai conflitti, alle lotte, agli antagonismi feroci e spietati, non porta alla fratellanza.
Su questo fronte si batte Leopardi contro la monetizzazione della vita, contro il primato della dimensione economicistica, contro il primato dell'avere rispetto ai valori dell'essere. La palinodia è importante proprio in questa chiave perché esplicita questo pensiero, questa tensione concettuale, che è poi il pensiero che dà vita alla grande lirica dell'ultima stagione di Leopardi. Cito di Aspasia, le due meravigliose Sepolcrali, poi La Ginestra, capolavoro, Tramonto della Luna, che è una poesia straordinaria, che si sostanzia di forte tensione concettuale proprio su questa base, dopo che ha fatto quella grande esperienza di sé che il 30 aprile gli ha consentito di lasciare Recanati e di non tornarci più. La palinodia non contesta, come qualche volta si sente dire, il progresso tecnologico della rivoluzione industriale, né le speranze rivoluzionarie dei liberali, come si diceva, ma contesta la pretesa di identificare il progresso tecnologico e le speranze rurali con l'alma felicità. Dice, la felicità è nel progresso tecnologico. No, dice Leopardi, il progresso tecnologico può essere importante. Ma la vita si fonda su altri valori, sono altri valori che rendono la vita degna di essere vissuta, la quale invece non si può dissociare l'alma felicità dalla coscienza della precarietà umana, si deve avere questa consapevolezza che no, non siamo dei supereroi, basta un virus per metterci in crisi. Non si può dissociare dalla coscienza della precarietà umana e dalla coscienza dei valori etici e ideali che rendono, ripeto, la vita degna di essere vissuta. Confondere l'utile con il dilettevole ha effetti rovinosi perché rende inutile la vita. E qui il riferimento al pensiero dominante che abbiamo già visto. Pensare nella vita esclusivamente all'utile significa rendere inutile la vita. E qui Leopardi anticipa il Mastro Don Gesualdo di Verga. So che sono due orizzonti, ma è l'alienazione nel mondo dell'utile. Quindi, proprio contro questo scambio di valori, contro le conseguenze di questo scambio di valori. Si indirizza la palinodia, che segue la linea satirica della dissacrazione per lasciare affiorare il dilettevole, quello che rende la vita meritevole di essere vissuta, solo in negativo, a sprazzi intermittenti, co come quasi i residui di un naufragio. Tutto è crollato, tutti i valori sono crollati. Guarda, valor vero e virtù, questo è il dilettevole. E riconoscere davvero il valore delle persone, delle cose e la virtù, il rispetto degli altri, la morale, l'etica, modestia. Oggi si vive in una società dove tutti si deve essere supereroi. La modestia non si sa più che cosa sia. E fede, vuol dire fiducia nell'altro, e amore di giustizia. Queste sono le illusioni che rendono la vita meritevole di essere vissuti. Gli affetti, c'è questo splendido, lasciatemelo ricordare, verso, affetti vuol dire anche amicizia, vuol dire amore, affetto anche per il prossimo, questi bellissimi versi di Aspasia, d'affetti orba la vita senza questi affetti, è notte senza stelle a mezzo il verno. Se si tolgono queste cose, metteteci tutto l'utile che volete, la vita è una notte senza stelle, mezzo inverno. Si spiega così perché il testo della palinodia intrecci ironia e amarezza. L'ironia predomina, ecco, ora qui mi fermo, ma vado un po' avanti perché questo potete vederle poi con calma. Ma l'ironia, per esempio, colpisce anche l'ingenua certezza di una fratellanza sovranazionale, quello che Leopardi chiama universale amore. Puntualmente smentita dai fatti, si crede poco a questo Leopardi nel suo tempo, quando dice che l'utile e il primato della finanza porta alle guerre.
E l'ironia colpisce la rincorsa ai consumi come fonte di felicità. Nella paleolidia parla dell'abbigliamento, parla delle nuove pentole a pressione, di tutti questi oggetti della nuova tecnologia. E uno si illude che con quelli la vita cambia. E ora continua, l'ironia colpisce anche l'illuminazione a gas come garanzia nottetempo di ordine pubblico e di sicurezza collettiva. Ora che si accendono i lampioni nelle nostre città durante la notte, dice Leopardi, l'illuminazione a gas che inizia in quel primo 800, dice tutti siamo tranquilli, non succederà più nulla durante la notte. Quali dunque i motivi di fondo della società presente, secondo Leopardi, della sua società? Il primato dell'avere sull'essere, questo va combattuto. L'oblio anche dell'individuo nell'anonimato delle statistiche e della massa. Le statistiche, Leopardi ha una particolare antipatia, per, con tutto il rispetto per le statistiche che sono importanti, ecco, ma lui ci sente già la nascita di una società che non tiene conto dei bisogni individuali. La presunzione tecnologica di un domani radioso, la dimenticanza della fragilità della prole mortale, che non è destinato a dimorare in un paradiso terrestre. Questa coscienza, dice Leopardi, è fondamentale. Tali, ecco, sono i cardini di un'argomentazione serrata che mette in chiaro anche il ribaltamento dei valori indotto dalla civiltà dell'utile e dei consumi. Anche, guardate, nel turbine che, sempre nella paleolidia, intuito con occhio profetico da Leopardi di un villaggio globalizzato, manipolato e monopolizzato dal primato della finanza. Nel verso 68, cajón qualsisia cadauro torni, ogni motivo legato al denaro, legato all'oro, ogni motivo economico porta guerre. E nel 44esimo dei pensieri, Leopardi replica a chi sostiene che le virtù e i buoni costumi non possono stare in piedi senza il fondamento dell'industria. Vale a dire quelli che dicono, i progressisti, che dicono sviluppiamo l'industria, miglioriamo le condizioni economiche e allora ci sarà anche la virtù. Leopardi risponde molto bene, d'accordo. Intanto, in compagnia dell'industria, l'egoismo, l'avarizia, la falsità, dove l'industria non è sviluppo industriale, l'industria è primato della finanza. L'egoismo, l'avarizia, la falsità e la perfidia mercantile sono in vigore e moltiplicano senza fine, ma le virtù si aspettano, si aspettano. Di fronte al dominio economicistico dell'utile, Leopardi ha scelto la strada dell'inutile, del dilettevole, ecco, il dilettevole, ovvero dell'umano. Dilettevole vuol dire umano. Dilettevole, come scrive Giordani nel 28, è la bellezza, la virtù, l'etica dei comportamenti, l'amicizia, gli affetti, l'amore, illusioni. Ma sono queste illusioni che rendono la vita degna di essere vissuta. E con questo vi ringrazio per la pazienza, per la pazienza. Ecco fatto. Professore, siamo noi che ringraziamo lei. Abbiamo tempo per qualche domanda, se è d'accordo. La domanda di Chiara: pensa che l'amicizia con Ranieri sia l'esperienza che ha fatto guardare a Leopardi il mondo con altri occhi? No, io no, sicuramente è importante l'amicizia con Ranieri, e l'amicizia con Ranieri lo ha aiutato. Sicuramente, ma la cosa io credo che sia più complessa e che coinvolga proprio
una maturità interiore di Leopardi, una maturità legata alla sua riflessione interiore, legata alle sue letture, alle esperienze che ha maturato e in rapporto anche all'amicizia con Antonio, certo, ma anche in rapporto alle altre persone, alle altre relazioni umane che ha avuto. Credo che vada al di là di questo, anche se, ripeto, l'amicizia. Non per nulla ha seguito l'amico a Napoli, ha affidato a lui la straordinaria finestra. E poi anche Grazie. i famosi 111 aforismi, davvero, di cui raccomando la lettura con gli studenti. Ecco, è curata l'edizione da Ranieri. Vengono pubblicati per la prima volta i Pensieri 111 insieme alla Ginestra nell'edizione del 45, nell'edizione Le Monnier del 45 curata da Antonio Ranieri. Guardi, un'ultima domanda prima di salutarci, che è appena arrivata. Qual è il rapporto tra l'ironia di Leopardi e l'ironia di Pirandello? Sai, sono autori diversi, sono autori diversi. Le differenze sono tante, uno è un lirico, è un poeta, l'altro è un drammaturgo, soprattutto è un grande autore di novelle, è un grande autore di romanzi, quindi cambia nel genere, ma ci sono dei temi fondamentali in comune, il riferimento proprio alla precarietà dell'individuo. Con Pirandello siamo anche in un altro clima culturale, quando scrive Pirandello sul comico sono stati, insomma, ne è passata di acqua sotto i ponti. Quindi anche la loro ironia ha finalità diverse, davvero. Mi rendo conto, l'ho tirato in ballo io, Pirandello, quindi mi sento anche in qualche modo responsabile. L'ho tirato in ballo riguardo alla contestazione dell'essere umano al centro dell'universo. Questo sono in comune i due autori, per il resto sono davvero molto, molto lontani, insomma, il comico, l'ironia, l'umorismo, pirandelliano, insomma. È di chiave diversa. L'ironia leopardiana è più graffiante, è segno, come dire, di una energia interiore che in Pirandello è meno accentuata. Si potrebbe continuare, sono orizzonti diversi, però il tema è interessante anche da approfondire. Al di là di queste due parole che posso aver detto io, è un bel tema, Erika, prego. Grazie. La ringrazio, professore, anche per questa precisazione. Io ci tengo ad informare i partecipanti che il prossimo webinar in programma, tenuto dal professor Tellini, dal titolo Un giardino e una vigna tra Leopardi e Manzoni, è fissato per venerdì 3 aprile alle ore 11. Si ritorna su Leopardi in rapporto a Manzoni. Sì, bene. Grazie. Grazie professore, grazie a lei, grazie a Grazie. lei. Io ringrazio anche i partecipanti e ricordo che entro 2 giorni le slide saranno disponibili nelle vostre aree personali del portale Leadership per la formazione nella sezione Webinar. Potete trovare il link alla registrazione del webinar da condividere anche con le vostre studentesse e i vostri studenti entro una settimana dalla diretta sul portale Didattica a Distanza. Al termine del webinar non sarà previsto un questionario finale e ricordo che la fruizione di questo webinar non prevede il rilascio dell'attestato. Io ricordo che a seguire è in programma il webinar alle ore 11 e fino alle ore 12 il webinar dal titolo Giustizia e Libertà, la letteratura tra resistenza e rinascita della democrazia, tenuto da Corrado Bologna. Io vi ringrazio di nuovo per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.